Cioccolatino, lo sai che non sono neanche assicurato? Sul serio. Vento, eh? Caspita. Dunque, non è sordo. Voglia perdonarmi, non l'avevo sentita. E chi ha fiatato? Ah, no. Il signor David Berg. 607, signore. Sì, sì, mi scusi. Dove, signore? Sesto. Brutto ventaccio. Uno di questi giorni qua se ne viene giù tutto, ma io non ci sarò. Mi faccio assegnare al servizio di piano. La pelle, sa. Buongiorno, caro Slater, più esatto di un cronometro. Buono, Gigi, buono. Avanti, avanti. Prego, mi permetta di aiutarla. A che le serve un cagnaccio così grosso in città? Sono scapolo. Precisissimo, appunto quello che mi occorre. Un tipo serio col senso degli affari. Loggia, su, via, hai sentito? Là, là. Whisky? Volentieri. Piscio con acqua. Con acqua.
Ho del ghiaccio, ne vuole? No, non si disturbi. Si accomodi, Slater, dobbiamo parlare. Bella vista, eh? Bella e senza risparmio. Un tempo potevo permettermi di spaziare anche dentro casa. Ma la vita è fatta a scale. Non è vero, povero Gigi? Comunque... alla nostra reciproca fortuna. Che sia generosa. Certo, lei sa tutto quel che c'è da sapere di me. Qualche cosa. Sia meno vago, mi dica che cosa. Che mi voleva parlare. E dal momento che la faccenda mi incuriosiva, sono venuto a sentire. Intendevo il resto. Beh, lei era nella polizia. Ebbe un invito dalla commissione criminale e dopo la festa andò dritto in galera. Già, perché non parlai? Avevo 30 anni di anzianità, un grado elevato ed ero amico di tutti. Non volli tradirli e la morale fu quella di ogni buona azione. Quanto a lei, Slater, 2 condanne, la prima per minaccia a mano armata, la seconda per omicidio e ogni qualvolta capita un lavoro decente... La smetta. Verità per verità, signor Burke. Diciamo per intero anche la sua, lei fiutava e raspava nel mondezzaio esattamente come me e come tutti gli altri. Credevo mi avesse chiamato qua per trattare da pari a pari, ma dato che non è così, tanti saluti. E allora, Slater, da pari a pari, le piacerebbe portarsi a casa $50,000 in biglietti di piccolo taglio? Le piacerebbe? Pronto? Johnny? No, perché? Certo, ti aspetta. Dunque. Che cosa dovrei fare? Nient'altro che entrare in una banca e prenderli. L'hanno informata male, Burke. Non ho mai rubato niente in vita mia. Salvo forse qualche melone da piccolo in campagna. A me non occorre un bandito diplomato e decorato come Dillinger, ma una persona sicura. Qualcuno che abbia bisogno di un po' di soldi per sistemarsi e non manchi di fegato. In altre parole, una persona a modo e inguaiata come lei, come me, come noi due. Facciamo un colpo solo, una mano di dadi e ci ritiriamo dal gioco. Avanti, Slater, che risponde? Guadagnare un capitale. Io! Allora lontani dalla macchina, mi sono spiegato? Sì, ci penso io. E a te chi ci pensa? Oh, sempre io. Sesto, prego. Non sente che vento? Dici che ce la faremo? Per questa volta sì. Fortunato come sono, chi lo sa. Forse tornando giù. Scendo a piedi. Tito? Tito! Tito, detto! Oh, Johnny, vieni, vieni! Come va, Berk? Attento, o ti riempirà di peli. Sta buono. Dammi il cappotto. No, scappo subito. Adagio, adagio, dobbiamo parlare. Bevi qualcosa? No, grazie. Allora, che c'è? Qua? Perde il pelo. Lì, a cuccia, hai sentito? Salta su.
La roba scura è un guaio. Lascia perdere e vieni al sodo. Beh, è un po' difficile cominciare. Non hai l'aria di uno che se la passa male, tutt'altro. Vieni al sodo, Berg. Tu devi a Bacco un mucchio di soldi. E proprio a me lo racconti? $6,000, vero? Falso. 7,500. Ieri erano 6,000. I cavalli continuano a correre e io a perdere. E Bacco ad aspettare? Che cosa te ne importa? Un modo d'uscirne ci sarebbe. Li conosco i tuoi modi. Una rapina. Sistema brevettato. No, sta a sentire. Tante grazie, Berg. Voglio rovinarmi da solo. Lo hai già fatto. Ma senza il tuo aiuto. Immagina di tenerli sotto le dita. Aspetta, te lo dico ancora. 5-0-0-0-0. Dammi quel whisky. Liscio. Se non sono indiscreto, Johnny, come si spiega che Bacco non t'ha ancora aspettato tutti i denti? Gli do $1,000 al mese di interesse. E tu con che cosa vivi? Con niente. E per rimborsarlo? Questa iella finirà. Sono in alto mare, ma presto o tardi un salvagente mi verrà vicino. 50,000, hai detto? Esattamente. 50,000 facili, facili, così. Tutti in biglietti di piccolo taglio. E vuoi Johnny Ingram? Proprio Johnny Ingram, l'ultima ruota del carro. Si tratta di una banca. Non ti montare la testa, Berg. È un lavoretto facile. Tu sei scemo. Sul serio? Non è roba per noi. Le sparatorie vanno bene per i banditi, quelli veri. Sparare? Non occorrerà. No, pensane un'altra. Non mi ascolti neanche? Preferisco sognare in braccio a mamma. Come vuoi, non parlo più, non parlo più. Hai la macchina? Vado in centro. Beh, dammi una strappata. Un uomo come te, Berk, dovrebbe ragionare. Butta male? Voglio tirarmi fuori da questa topaia a qualsiasi costo. Una parola, no? Trovati un passatempo per distrarti. T'hanno proprio rifatto la testa laggiù al penitenziario. Un po' di grana e mi tornerebbe a posto. Qua, vieni dentro tu, vieni dentro. Non andiamo a spazzo. E non sporcare. Stanno le tue odalische. Kitty bene, ma la mia ex moglie è anche peggio di Bacco. Se gli alimenti non le arrivano il primo e il due, vedo comparire l'avvocato. Grazie del passaggio. Nel caso dovessi cambiare idea, i $7,500 te li rimedio subito io. Ho puntato gli ultimi spiccioli su Desiderio, non perderò sempre. È un'opinione. Mi spiega? Qui di notte è diventato uno scannatoio. Chiedi un cerino e t'accoppano. E tu, Cupido, non chiedere cerini. Oh, guarda, guarda, che non muore si rivede. L'area del parco non ti fa male, Cocò? A volte, ma a me piacciono le emozioni. Che c'è, Berk? Hai appuntamento col capo? Se cerchi di lui, niente cerimonie. Avvicinati pure, ti vedrà con piacere. Proprio ieri diceva, accidenti, Berk ha per il mio indirizzo. Ehi là, Dave. Caro Bacco, mi aiuti? Ebbene, sentiamo, ti sei deciso? Ci fai l'onore di unirti alla rispettabile congrega? Tu sei fuori della legge? Beh, un po' dentro e un po' fuori, più o meno. Posizione fluida, diciamo. Un certo Ingram ti deve dei soldi? Sicuro. Un negrotto tanto, tanto simpatico.
ora di uscire, bella. Dico per me. Che ora è? 7:30. Come, così presto? Berk mi aspetta. Earl, puoi fidarti di lui? Non come di te, si intende, ma abbastanza. Vieni qua, buffone. Da brava, rimettiti giù. Solo un po'. Devo andare a far fortuna. Già. Che genere di fortuna? Autentica. Fortuna, fortuna. Te l'ho detto. Berk ha rilevato un locale notturno. Ma di, mi sbaglio, è un amico di quel Lefty Gunners? Sì, è stato Lefty a parlargli di me. E Gunners è al fresco adesso? No, è al Grand Hotel di Miami. Che altro? Earl, che vuole Berk da te? Aspetta che ci abbia parlato e te lo dirò. Devi andarci assolutamente, o non hai voglia di stare con me? Devo vedere il locale. Hai denaro abbastanza? Molto. Che vuoi dire molto? Circa $15. Prendine altri 10. Ma sono ospite. Che cosa significa? Anche se paga lui, tu li tiri fuori per far vedere che ne hai. Io non so quello che Berke vuole proporti, ma considera che niente ti costringe ad accettare, niente proprio. Fosse vero. Devo uscire da questa situazione, Lori, è al più presto. Pazienza, una volta quando tiravo a campare ma da solo, no, ma ormai è tutta un'altra cosa. Ormai ci sei tu. No, sì, vedi, Lori, e in questo modo non possiamo proseguire, anch'io ho la mia dignità. Non vorrei finire dentro per certi scrupoli. Scrupoli? Earl, ascolta. Tu mi vuoi bene e io te ne voglio. Dunque, che cosa importa da chi di noi due viene il denaro? Non mi va di fare il mantenuto in pianta stabile. Per... Calma, calma. Se l'affare non è pulito, non ci sto. Miglia a nord del fiume. L'ho segnata là. Melton. Vedi il cameriere?
Ricapitoliamo. Quella laggiù è la porta dalla quale entreremo. La banca rimane aperta fino alle 6. Le fabbriche pagano il venerdì sera, motivo per cui il giovedì non è certo il contante che scarseggia. Diciamo approssimativamente $200,000 in biglietti di piccolo taglio, non segnati. Mi spiego? Gli impiegati si trattengono un'altra oretta per mettere a posto i libri. Il vice direttore soffre di cuore. Jofos, la guardia, sta per andare in pensione. È miope e ha l'artrite. Tutto qua. Quel cameriere negro gli porta caffè e panini appena passate le 6. Tutti gli altri a quell'ora sono a cena. Puoi farcela con una scacciacati. Beh, che te ne pare? C'è soltanto un inconveniente, Berg. Quale? Non mi avevi detto che il terzo uomo sarebbe stato un negro? At night I tell you people, when that cold, cold sun goes down. At night I tell you people, when that cold, cold sun goes down. I cry, I sigh, I wanna die, 'cause my baby's not around. What's the matter, pretty baby? Tell me, what's your daddy done? Won't you tell me, pretty mama, what's your daddy done? You got to come and hold me for the morning sun. Bacco vuole offrirti da bere e io non ho pregiudizi razziali. Peccato quel desiderio. Già, fedele al suo nome. Believe me, pretty mama, it's not just me I know. Believe me, pretty mama, it's not just me I know. I just can't make that jungle outside of my front door. Evviva! Meglio tardi che mai, non è vero, uomo fantasma? Ho avuto un infarto. Per un paio di cavalli. C'è poco da sfottere. Se hai proprio deciso di scaricarmi, ridammi almeno la chiave di casa. Chi ti ha detto che voglio scaricarti? Comunque, sai dove trovarmi. Ma non come quando me lo chiedevi tu. Bacco ha già telefonato 3 volte, sai. Ebbene, mi troverà qui. Non scappo via. Johnny. Ti farebbe comodo una pistola? Può darsi. In caso di necessità, si capisce. Grazie della premura. Johnny, avanti. Sera, Gary. Ah, il vecchio Johnny. Posso parlarti, Ed? Ma certo. Devo andartene? Neppure per sogno. Di, Johnny, come ti sembrano?
Per chi sono? Per mia figlia, compie 16 anni. Autentiche perle coltivate. 16, di già. Il tempo vola e chi se ne accorge siamo noi. Dunque, in che posso servirti? Bacco si è stancato. Mi ha mandato a chiamare. Ah, quanto gli devi? 7500. Salve. Salve. Sono qui per i miei soldi, Johnny. Non li ho. Forse non hai cercato bene. O forse mi hai preso per il fesso che non sono. Senti, io ho perso ancora oggi. È un mese che non faccio che perdere. Ma questa scalogna non durerà in eterno. Non può durare, capisci? Te lo auguro. I soldi però me li porti domani sera. E tutti. E se non posso? Devi potere. Non posso è una frase che mi dà fastidio. Ed, vuoi aiutarmi? Sono desolato, Johnny, ma adesso basta. Mi devi già $2000, lo sai. Te l'avevo detto di smetterla coi cavalli, ma tu niente, hai fatto il sordo. Beh, tanto peggio. Non ci contare per domani sera. E me lo dici così? E perché no? Io parlo in faccia. Sono senza un centesimo in questo momento e lo sarò anche domani. Vada agli affari tuoi, Moriarty. Dunque tu ti presenti armato. Quando io, Bacco, ti mando a chiamare. Paziento 6 mesi per un debito che avrebbe sotterrato un altro e tu mi mostri la pistola. La pistola è il tappo. Puntata contro la mia testa, sicuro. Ebbene, Ingram, parliamoci chiaro. Voglio quei soldi a casa mia domani. O andrò a prendermeli dalla tua donna o da tua figlia. Oh, davvero? No, bravo, Johnny, butta la pistola. Domani sera, alle 8, lo ammazzo te e tutto il parentato. Well, it tells you in the good book, and they teach the same in school. Let a man get his hands on you. For a mule. My mama gave me warning, and now I know it's true. She said, all men are evil, and daddy, that's you. All men are evil. All men are evil. All men are evil. She said, all men are evil. All men are evil. All men are evil. My mama told me. My mama gave me warning, and now I know it's true. She said, all men are evil. My mama used to tell me, don't ever love no man, Johnny P. He'd use you and abuse you. Don't ever and love nobody. I can't stand. My mama gave me warning, and now I know it's true. She said, all yeah, men are on. Evil, and come. Daddy, that's you. Diciamo la verità, Kitty, non pare proprio un grosso cane che si è liberato della catena. All them cats is challenge. All men are evil. Dibi, 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 di, dibi, 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 di, 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 di. Il nostro Johnny è nei guai.
È l'ultima parola? Ultima e definitiva. Rifletteci, Ern. Riflettere su che? Soltanto a pensarci mi viene il vomito. Sarò un reazionario, ma io quei negri proprio non riesco a vedermela. Va bene. Ciao. In ritardo? Riabituarsi a fare il padre è una cosa che richiede sempre un po' di tempo. A che ora ritornerete? Perché? Ho una riunione del consiglio scolastico. Chiamo una bambinaia. Sono io la bambinaia. Papà! Come stai? Eh? Sentiamo, che vedi laggiù? Il parco, il lago. E poi? Una grande giostra. Niente altro? Un palloncino rosso e tanta gente che pattina. Dammi un bacio. Presto, principessa, si parte. Un momentino. Signor Anker, questo è il babbo di Eddie. Molto lieta, signor Ingram. Piacere. Tutti i compagni di lavoro. Stavamo riordinando il materiale. Non vieni avanti? Il signor Ingram e il papà di Eddie. Fortunato, signor Ingram. Piacere, veramente piacere. Spero che farete un buon lavoro. Grazie dell'augurio. Ecco, papà, sono pronta. Possiamo andare. Chiamo l'ascensore. Che ci trovavo in te? È arrivato, papà, vieni. Lei. Di Bacco. Casomai volessi squagliartela. Senti, di a quel rettile che se solo s'azzarda a guardare mia moglie o mia figlia lo faccio diventare strapico. Non voglio neanche vedervici qui intorno, appestate l'aria. Il parco è di tutti. Andatevene, vi giuro che vi denuncio subito agli agenti. Sarà da ridere. Agente? Sì, che cosa c'è? Mi scusi, dove si trova lo zoo? Al di là del tunnel, subito a sinistra. Senti, aspettami qua, Eddie. Devo fare una telefonata. Va bene, papà, ma sbrigati. Non muoverti, eh? Stia pure tranquillo, la guardo io. Grazie. Come ti chiami, piccola? Eddie Ingram. Il signor Berg. Dev, sono Johnny. Sì, lo so che non eri in casa. Senti, Dev. Tutto sommato... No, aspetta. Ho bisogno immediatamente di quei $7,500. Sì, certo. Va bene, come vuoi. Ti richiamo fra un quarto d'ora. Sì, ciao.
Sei tu, Bacco? Bert. Appunto, appunto, questo volevo dirti. Richiama pure i ragazzi. Purtroppo, vedi, c'è una complicazione. Ci siamo scaldati e lui mi ha minacciato. Minacciato davanti agli altri, capisci? Il tuo prestigio non crollerà per questo. E quanto ai quattrini, li avrai fra un paio di giorni. Con la pistola. Senti, non ha mica sparato dopo tutto. Questa poi. Scommetto che sei in compagnia. Baccanali? Che intenzioni abbiamo, Helen? Considerando la tua tenuta. Un'altra volta. Oggi resti in casa stasera. Perché? Per il bambino. Chi me lo guarda? E devo pensarci io, è tuo figlio, no? Beh, se hai da fare. E vedi, Sam ha avuto dal suo principale due poltrone per quella operetta, come si chiama, La Traviata, e mi aspetta davanti al teatro. Portati appresso il pupo. Quanto sei spiritoso. Se ti ho chiesto un favore è solo perché Lori, proprio lei, mi ha detto che potevo approfittare della tua cortesia. Le faccio fare una passeggiatina, devo telefonare. Il signor Berg, prego. Sì, sono io. Non fare chicchirichì, non c'è niente da festeggiare. Bacco mi ricatta, ecco il motivo, poi ti dirò. Già, mi sono liberato di un mal di testa in cambio di un cancro. Intesi a stasera? Secondo me è un suicidio, ma come si dice? O bere o affogare. Marziani, capirai, è la prima cosa che ci insegnano. Vorrei tanto poterlo fare anch'io certe volte. La solita, Earl? Dammela grande, va, Mac. Subito. Se ti serve un istruttore, eccomi qua. Ma io sono una donna. Oh, che importa, non è mica questione di muscoli. Ecco, sta a guardare. Cos'è l'ora del culturista? Roba da ragazzi. Tutte le strade portano a Roma, Earl. Non so se mi spiego. Forza, Giorgi, violentami.
Chiedo scusa. Spero non si sia macchiato. Lasci che paghi io. I soldi ce li ho. Basta, figliolo, non insistiamo. L'incidente è chiuso. Guarda qua. Dunque? Dunque? Tu come rispondi quando uno ti agguanta? Dipende. Ehi, pianino con quella mano, bella. Scusa tanto, non mi devo difendere. Non dubito. Accidenti, e quando allora? Quando fa comodo a te? Avanti, prendimi il polso. No, non cercare di svincolarti. Metti il piede destro là, davanti al mio. Così? Fingi i fianchi in fuori, piegati e da una scrollata. Campione, se proprio hai voglia di allenarti, vai in un'altra palestra. Ce lo facciamo un bicchierino, gente. Offro io. Che prendete? Ti diamo tanto fastidio, di. Se fossi in te, giovane atleta, mi proporrei per il prossimo lancio spaziale. Idea per idea, perché non ti offri tu? No, sentite, vi pare il caso di litigare per una sciocchezza simile. Me ne vado. Rispondi, avanti. Meglio, mandaci lei. Sì, mandaci lei. Cagna più, cagna meno. Io non picchio per primo uno della tua età. Perciò sferrami un bel pugno e sta a vedere. Via, militare, adesso basta, eh? Uno soltanto. Botta e risposta. Ce ne sarà d'avanzo per stenderlo a terra. Allora, me lo dai o no questo pugno? Pianta. Una lezione di creanza. Tu sei l'allievo e io il maestro. Forza, su, gladiatore. Forza, attacca. Ho capito. Tocca a me, tanto per cambiare. Senti, soldatino. Fermo. Senza riguardi. Destro o sinistro? Non ho preferenze, papà. Jim! Caro, vuoi bere qualcosa? Un cognac? Rispondi. Lui t'ha sfidato, è vero, ma tu l'avevi provocato. Mi succede sempre così. Bruto, l'hai massacrato. Ti fa tanto male. No, non è niente. La morte è ancora lontana. Meno male. Stendilo così. Stendilo bene. Passa subito. È sicuro che non ci sia? Ha guardato dappertutto? Eccoti! Finalmente! Non sapevo più dove cercarti. Oh, non hai concluso niente, di' la verità. L'ho capito subito quando ho visto Helen e mi ha raccontato come l'avevi trattata. Ho dovuto chiederle scuse e prometterle che ti saresti occupato in ogni modo del bambino. Vorrei sentire com'è andata con Davide Berke, perché non hai combinato, ma purtroppo sono maledettamente in ritardo e devo scappare. Ah, non sai? Probabilmente il principale prende un altro negozio e lo fa dirigere a me. Che ne dici? Devi incontrarsi con l'attuale proprietario e vuole che ci sia anch'io. No, forse è meglio che telefoni che non posso. Forse è meglio che rimanga con te, sì? Non sei la mia governante. Giusto. La cena è in caldo, nella stufa. E c'è un bel programma alla TV. Earl. Posso essere sicura che ti ritroverò? Dove vuoi che vada? Oh, Earl. Ma infine... È proprio indispensabile che te la prenda tanto. Una perduta e 100 trovate, va là. E poi, che devo dirti? Quel perché non mi piaceva. È una vecchia storia, ne abbiamo già parlato. Che ci manca in fondo? Il necessario lo abbiamo e fra un mese con il mio nuovo lavoro avremo addirittura il superfluo. Potresti dirmi che sto bene? Almeno. Se devi andare, che diavolo aspetti? Io lo sapevo che te la passavi male quando mi sono messa con te. Ma non era un uomo ricco che cercavo, non era questo che mi importava. Tu non hai bisogno di fare il grand'uomo con me. Devi solo amarmi un po', ecco.
Il resto verrà, e se anche non venisse. Oggi? Ma dopo, quando sarò vecchio? Sei già vecchio, tu. Lordi! Basta! Vattene all'inferno! De Berg. Sì, Berg! Non dobbiamo farlo più. Scusa. Sognavo. Si sogna sempre quello che ci attrae o quello che ci spaventa. Tieni. Vado via per un paio di giorni. Ti lascio l'auto se vuoi portare un po' a spasso la piccola. Grazie, con piacere. No, Johnny, no. Perché è finita così? Lo sai, Johnny. Non importava quello che facevi a me. Cioè, importava, ma lo avrei tollerato. Significa che potrei tornare. La porta non è mai rimasta chiusa per te, lo sai bene. Ma dovevo permettere che Eddie vivesse con un padre che vive come vivi tu. Esclusi i giorni di visita. Inclusi i giorni di visita, sorvoliamo. Sei dura. Non abbastanza da cambiarti. Cambiarmi? E diventare come i tuoi ben pensanti colleghi? Voglio che nostra figlia abbia un'esistenza rispettabile. Quella che tu non riuscirai a darle con mazzi di carte e scommesse alle corse. Ma mentre tu e i tuoi amici bianchi, ti ingozzi di te con loro, hai dimenticato i campi di cotone. E un giorno la nostra bambola nera diventerà Miss America. Parliamo due lingue diverse, John, meglio che tu vada. Sì, positiva, il mondo è dei bianchi e noi siamo dei sopportati. Lasciami, vattene. Non permetterò mai che Eddie impari a leccare i piedi a qui. Mi hai svegliata. Oh, tesoro, scusami. Vedi, stavo dicendo alla mamma che ti voglio bene. Ti voglio tanto bene. Sapessi come ci siamo divertiti oggi. E a te dico che voglio bene alla mamma. Obbediscile sempre, capito? Ricorda, non hai che lei oltre me. Voglio parlare con Lori, dov'è? Lori è uscita. No, fammi il piacere. Niente, Musi. Mi vergogno di me stesso, te lo giuro.
Ma purtroppo sei capitata in un momentaccio. Oh, ruffiano. Ratifichiamo il trattato di pace con un bacetto? Prova a indovinare di che è stato capace quell'asino del mio consorte. Quando gli ho detto che non uscivo per via del pupo, ha telefonato a un amico, un tipo da bruciato che levati, e se l'è rimorchiato a teatro. Peggio per lui. Ma io devo tornare di sopra. Niente, vieni a bere un goccio, abbiamo tempo fino alle 11. E ancora un milione di scuse per oggi. Sono un cafone, vero? Ti sei già dimenticato di quello che hai detto? Temo di sì. Che ho detto? Acqua passata. A un molto, molto più affettuoso futuro. Affettuoso e immediato. Ora bisogna che vada perché il pupo si potrebbe svegliare. Lo sentirai, strilla come una cutrettola. Vieni. Tu saresti stato tanto porco. Di chi parli? Di mio marito. Mi avresti mollata in questo modo. Mai e poi mai, bionda. Chissà. Sei veramente sicuro che si senta piangere da qui? Sapessi che fila di notti insonni ho passato pensando a te. Ho una domanda che mi brucia la lingua, Er. Ma mi devi promettere che non t'arrabbierai. Promesso. Parlo, t'avverto, molto sul serio. Anch'io? Coraggio, sentiamo. Che cosa hai provato quando hai ucciso quell'uomo? Scusami, Er, sono una stupida. Vai in cerca di un po' di brivido a buon mercato? No, no, basta così. Un gran gusto. Una sensazione di completo appagamento. La stessa d'un atto d'amore covato per giorni, settimane, mesi e finalmente soddisfatto. Ma perché? Per quale ragione? Mi sfidava. Mi insultava. E la sua faccia stessa, la sua persona erano insieme un insulto e una sfida. Non capisco. Una sfida. Proprio come te ora. Esce dal bar col vassoio e attraversa al semaforo. Poi imbocca la strada e dopo pochi metri si trova davanti alla porta. È una porta comune, come quella, tale quale. Solo che nella parte superiore c'è uno sportello, un grosso spioncino, capisci? La porta si apre di poco, attento, perché ha la catena. Pressa poco, guarda, così. E a questo punto il cameriere porge il suo vassoio. Salve, Bert. Oh, vieni, vieni. Er, ti presento Johnny Ingram. Questo è Slater. Scusa il ritardo, Dave, storia di donne. T'ho interrotto? No. Gli spiegavo della catena. Dunque la porta si richiude senza che la catena sia stata tolta e il cameriere se ne va. Appunto. Il guaio è la catena.
l'unico ostacolo che dia veramente pensiero. Ma che si potrebbe eliminare se lui mettesse in mostra la canna d'una pistola. Te la senti, Johnny? Non lo so. Digli della macchina. Da baciarsela. Motore supercompresso a doppio carburatore, carrozzeria di una vecchia giardinetta. La targa è fasulla, è a identificarci, le voglio. L'ho avuta da un professionista a riposo. Ci sono poi 4 pistole d'ordinanza non immatricolate e un paio di fucili. Si era parlato di una cosetta da poco, non dello sbarco in Africa. Se le armi da fuoco ti sciolgono il corpo, perché non lo dici? Non mi sciolgono il corpo. Penso alla catena. A quella dello sciacquone? Animo nero fumo, tu dovrai solo portare i panini in giacchetta bianca e fare un bel sorriso e dire zizignore. Questo è tutto, comportati a modino e avrai una mancia. Perché non me la dai subito? Piantala con le tue solfe da guerra di secessione, perché siamo tutti nella medesima barca per salvarci insieme, bianchi e neri, senza la più piccola distinzione o differenza. E non mi importa un topo morto dei pregiudizi di tuo nonno nella vecchia fattoria dell'Oklahoma. Forse hai ragione tu, Dave. Come dicevi, è solo una mano di dadi e al diavolo il loro colore. Purché venga fuori un 9. Lascia, Dave. Dunque, tornando alla catena, mettiamo che sia lunga 20 centimetri. 25 per sicurezza. Ora, se il vassoio o quello che sarà è piuttosto largo, tanto da non poter passare fra il battente e lo stipite, l'amico si troverà costretto a sganciare la catena, ti pare? Insomma, ci occorre un vassoio di questa grandezza. Ah, degno di Archimede, bravo mio piccolo Johnny. Acuto ed elementare. Funzionerà, funzionerà di sicuro. Piangendo. Domedì, sono come tutte le altre, un'istitutrice barbosa che pretende di insegnarti a vivere. No, non sentirti colpevole. Io guasto sempre tutto, non riesco a farne a meno, è nella mia natura. Al contrario, tesoro, sono io che me ne sono resa conto poco fa mentre aspettavo, nel timore, nel terrore di non vederti tornare. D'ora in poi non ti umilierò più dicendoti di cercare nella mia borsetta e qualsiasi lavoro ti andrà di fare io sarò contenta, perché vedi, quel che importa è che tu non te ne vada, è che tu non mi lasci sola. Lori, Lori, questo non accadrà mai. Oh, grazie, Earl. Tutta la mia vita, sempre, è stata un lasciare, fin da quando il vento distrusse la nostra casa nell'Oklahoma. Lasciare. Ho sempre lasciato io. La casa, l'esercito, il lavoro, la libertà. Mi fermavo qua o là e se le cose non andavano prendevo la fuga. E quando mai andavano? Oggi un sergente carogna e domani un capomastro irlandese. Forse ero pigro,
Ebbene, ormai sto diventando troppo anziano per continuare ad esserlo. O la spunto adesso o non la spunto più. La vita non è mai facile per te. Solo quando mi infurio. Allora mi fa ridere. Ed è per questo che mi arrabbio, per semplificarla. Ma ora ho una carta in mano. E me la tengo ben stretta. Me lo dicono tutti che rassomiglio a Elvis Presley. Sì, mi fermano perfino per la strada. Comandi pure. Benzina. Il pieno. Li fai 200 in rettilineo. Ho detto di fare il pieno. Tante scuse. Vista così sembra che non possa fare neanche i 100. Ho il pallino dei motori. In ordine? Carburata, equipaggiata e pronta per il cambio. Se ci arriviamo. Come ti senti, Er? Ansioso di cominciare. Ricorda, il segnale lo do io.
perfetto orario. Perché accendere? Bisogna dargli tempo, no? Basta che non mandi tutto in malora. Hai ispezionato il percorso? 2 volte. Senza mai toglierti i guanti? Non sono più a balia. Hai i nervi scoperti. Io non mi perdo nell'azione, ma nell'attesa. Ci muoio ad aspettare, ed è dalla nascita che aspetto. Tra poco ti muoverai. Quanto prima, tanto meglio. Quando ho fatto benzina, il ragazzo ha scoperchiato il cofano e guardato il motore. E allora? Se ne ricorderà. E anche di me. Ti preoccupi di questo? Non ancora, ma è questione di tempo. Purché l'idea della catena funzioni. Allo sprofondo la catena. Niente isterismi. Signor, sì. Ficcatelo in testa, Earl. Ingram non è un piumino da cipria. Tu facevi il poliziotto, mio caro. E che ne può sapere un poliziotto di piumini da cipria? So che Johnny è stato in guerra come te. Sì, ma c'era il fratello bianco a tenerlo per mano. E ora che non c'è, se la farà addosso. E finiscila. Se gli succede, sarà per l'ultima volta. Attenzione, attenzione. Autobus numero 120 in arrivo da New York ripartirà per Albany fra 5 minuti. L'autobus numero 120 ripartirà per Albany fra 5 minuti. Laggiù, lei col berretto. Venga qui. Ha visto lo scontro? No, ho solo sentito il fracasso alla mia destra. E adesso? Aspettiamo. Ma è proprio suonato, di sta calmo tu. Date grazie. Aspetti un momento, lei. Lo scontrino. Quanto? 2,50. Imbecille. Zitto. Che voleva la gente? Domandarmi dello scontro. Sempre fortunato io. E gli hai dato le tue impronte? Ha visto la patente? Sì, può essere. Più balordi. Nel portafogli non c'erano che $10 e il biglietto dell'autobus. Nient'altro? Nient'altro. Ah. Però mi ha scrutato molto a lungo. Ma avevi gli occhiali? Faccia a faccia. Ma neanche tua madre ti riconoscerebbe in quell'arnese. Neanche se rapinassi una banca? Non darti tante arie, Ingram. Un negro è uguale a tutti gli altri negri. Bocca chiusa, Earl, e sale in macchina. Gliela chiudo io la bocca, un giorno o l'altro, sta sicuro. Ho ragione, Johnny, è assurdo che quella gente possa riconoscerti. E poi dobbiamo rischiare. Sei o non sei un giocatore?
Qui la posta è la pelle. Scansati, Berk, lo persuado io, ne ho avuto di negri sotto di me. E lui non è diverso, anche se porta scarpe da $20. Avanti, Slater, persuadimi. Johnny! Adesso o mai più, Johnny, il traguardo è vicino. Alle 6:15 avremo preso il largo. Sei veramente deciso, Berk? Devo tornare a vivere. Va bene. Bravo, ragazzo. Adesso separiamoci. Appuntamento alle 6. Andiamo. E quando ti prude il muso, sempre a tua disposizione. Con piacere. Per me non sei che un bianco come tutti gli altri. Alle 6, allora, eh? Non te la prendere. Abbaia ma non morde. È un esaltato, ma al momento buono sa il fatto suo. Conosco il tipo. Thank you.
Intorno all'isolato, eh? Sì, andiamo. Non so proprio che sia peggio, se la bomba atomica o le vostre caffettiere pestilenziali. Avresti dovuto vedere quella che ho rifornito oggi. Pareva la berlina di Washington. Ma la Peppa con un motore? Preso tutto. Vieni anche tu alla festa di Susa? Ma Barry ci sarà? Certo. Aspettate. E non ricominciamo con le pistole, capito? Va bene. Sto centrata in bocca un'altra volta. E io nell'occhio. E io in mezzo al naso. Niente, ci lecca. Dov'è la chiave? La chiave! Come va il carniere? Un pianto. Noi abbiamo preso due lepri. Ah, bravi, bravi. Mi dici dove scappi? Sei spacciato. Che lagna. Vieni, diamo la salta a queste due. Sai, è talmente timido. Fuoco, sì. Fuoco, Willy. Mostriciato. Oh, visto che tiro proprio sul sedere.
La Daroncelli. È un negro, laviamogli la faccia. Marinato! Maledizione! Creantate. Già. Ci dispiace, li raccogliamo noi. Sei in ritardo, Charlie. Da qua. Come, hai portato uno scatolone stasera? Aspetta un momento. Non s'apre. Non s'apre, dannata catena. È arrugginita. Ah, ecco. Entra. Andiamocene prima di ammazzare qualcuno. Dammi le chiavi. Dev, prendi la macchina. Non è meglio che la prenda, Johnny? Fa come ti dico. Sbrigati. Dammi le chiavi. A te. Corri. Prudenza, mi raccomando. Peter, senti per piacere.
Che c'è? Mi servono altri biglietti della lotteria. Eccotene un blocchetto. Ah, è curioso. Fermo un po' là, tu. Dico a te, cacciatore. In macchina, Dave, in macchina! Allontanate i passanti! La mia auto! La mia auto! Sta qui, io penso a te. Arrendetevi! Non avete scampo! Le chiavi! Berg! Tirale fuori! Voi due là dietro! Venite avanti con le mani in alto! Dai! Lanciale qua! Prendile, su, se ancora ti servono. Va, Johnny. Salvati. Hai sentito? Non possiamo abbandonarlo. Sta giù, sta giù. Lascia quella pistola. Tanto meglio. Non farà i nostri nomi. Tu, padre eterno, è colpa tua. Non ti fidavi di me, eh? Ecco il risultato. Thank you.
Non sparare. Eccoli qua, tutto merito loro. Del bianco o del nero? Non è lo stesso? Thank you.